Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata dei Grandi Classici Arcade con Vintage Gamers. Non sono pazzo, quello che avete visto prima era solo un'introduzione al videogioco di cui voglio parlarvi oggi. Un picchiaduro capace di tener testa agli inizi degli anni 90 al mostro sacro dei beat'em up, il già citato Street Fighter 2. Un gioco che con la sua violenza, il suo realismo e le mosse speciali ha saputo tenere incollati ai videogame generazioni di persone, con ben 18 sequel e porting per tutte le console domestiche e portatili. Vi lascio al capolavoro di oggi. Il 1991 fu l'anno in cui regnò nelle sale giochi il più innovativo e colorato picchiaduro a incontri, così d'impatto per i videogiocatori che addirittura si parlò di febbre del beat'em up. Sto parlando ovviamente di Street Fighter 2. Il successo che questo videogame ottenne scoraggiò tutti i principali sviluppatori, dato che nulla sembrò in grado di contrastarlo. Tutti tranne uno. Una famosa società statunitense oramai da anni sul mercato arcade, che affiancò i principali ideatori di videogiochi e pubblicò titoli come Pac-Man, Rampage e Space Invaders. Sto parlando di Midway. E fu infatti il 1992, l'anno in cui arrivò sul mercato il degno avversario di Street Fighter 2. La sua grafica innovativa, il gameplay intenso e l'introduzione delle fatality fecero di Mortal Kombat lo sfidante giusto per il titolo di miglior picchiaduro degli anni 90. Il Mortal Kombat è un torneo di arti marziali, dove guerrieri da tutto il mondo si riuniscono per decretare il campione assoluto. Pochi sanno che in realtà il torneo non è altro che il mezzo attraverso cui il male può impossessarsi della terra. Shang Tsung, l'ideatore del torneo, sa che per consegnare le chiavi della terra al malvagio Shao Kahn dovrà vincere il torneo per 10 volte consecutive. Il suo guerriero migliore, Goro, è già arrivato a 9. E questa è l'ultima possibilità per la Terra di non finire nell'oblio oscuro. E in suo salvataggio, Raiden, il dio del tuono e protettore del pianeta, farà di tutto per evitare il disastro. Il gioco, come in Street Fighter 2, è strutturato ad incontri, di cui bisogna vincere 2 round. Avrai 7 personaggi selezionabili e una volta presa la tua decisione ti verrà mostrato l'ordine con cui dovrai sfidare gli altri lottatori. I primi 6 incontri vengono svolti contro gli altri personaggi, dopodiché dovrai combattere contro te stesso nel famoso Mirror Match. Ma la scalata è solo all'inizio. Vinto te stesso ti imbatterai in 3 serie di Endurance Match in cui dovrai combattere contro 2 avversari. Una volta sconfitto il primo, dovrai affrontare senza recuperare energia il secondo. Al termine del terzo Endurance farà la sua comparsa Goro, un gigantesco mostro con 4 braccia e con attacchi micidiali che ti toglieranno energia ancor prima che tu te ne renda conto. Non provare ad allontanarti. Lui è in grado di compiere un attacco a distanza imparabile che ti toglierà metà della salute. Se dovessi riuscire a sconfiggere il principe, dovrai scontrarti contro Shang Tsung in persona, in grado di assumere la forma di tutti i personaggi del gioco. Per rendere più dinamico il gioco, ogni 3 incontri ci sarà uno stage bonus, nel quale ti troverai a dover rompere un blocco di un materiale più o meno resistente. Se riuscirai nella tua prova, otterrai un sostanzioso punteggio. I personaggi del gioco sono realizzati digitalizzando dei veri attori, ed è infatti possibile osservare il video dei personaggi principali interpretati attendendo qualche secondo durante la schermata principale. La parte audio, invece, venne supportata da effetti campionati con voci reali. A parte un semplice emotivetto nell'introduzione, il gioco era privo di una colonna sonora o di musiche di accompagnamento. Il sistema di controlli, invece, è completamente diverso da quello di Street Fighter 2. Il cabinato è dotato di 5 pulsanti, 2 per i calci e 2 per i pugni, ed ogni attacco può essere eseguito sia nella versione alta che bassa. Fu l'introduzione del quinto tasto la vera novità, appositamente creato per parare, il che evitava che l'avversario parasse in maniera del tutto casuale, come succedeva con i beat'em up fino ad allora. Mortal Kombat è caratterizzato anche per la violenza. Quando il lottatore viene colpito, vedrai parecchio sangue schizzare per tutto lo schermo. Quest'ultimo, unito alla grafica realistica, fornì una concretezza ai colpi dei personaggi per cui si aveva realmente l'impressione di far male ad una persona in carne ed ossa.
Altro elemento unico di Mortal Kombat fu la presenza delle Fatality, mosse in cui il vincitore al termine dell'incontro uccideva l'avversario con un colpo di estrema violenza. Tutti questi fattori fecero sì che il gioco subì pesanti censure in molti paesi del mondo, soprattutto nei porting domestici. Ma se nel caso di Sega era possibile aggirarne la censura con un cheat, con Nintendo questo risultò impossibile. Il successo generò ovviamente numerosi sequel, nei quali fu aumentata la brutalità, il numero di personaggi giocabili e le mosse speciali. Ma fu solo con l'arrivo di Mortal Kombat 4 che la serie passò alla grafica tridimensionale, abbandonando quindi la digitalizzazione. Ad oggi si contano ben 18 titoli della serie usciti dopo il 1991. Mortal Kombat rimane un grande classico, unico nel suo genere, capace di regalare ancora forti emozioni. Una volta padroneggiate le mosse, vorrai imparare le fatality e anche se perderai qualche incontro, farai sempre di tutto per arrivare allo scontro finale. In fondo, il destino del mondo è nelle tue mani. Anche per oggi la mia recensione termina qui. Spero che il tributo a Mortal Kombat ti sia piaciuto e che lascerai un commento o un like sulla nostra pagina Facebook o YouTube. Ti aspetto domani nella nostra sala giochi. Vintage Gamers, sala giochi Back to the 80s. Ciao!